Edifici intelligenti, tecnologie per costruire il futuro. Questo il titolo di un altro workshop torinese organizzato da Action Group in collaborazione con la Fondazione dell'Ordine Architetti di Torino. Il 5 dicembre 2013 presso il Centro Congressi Torino Incontra. Un'occasione di informazione, business e aggiornamento. Sono stati riconosciuti ai partecipanti 6 crediti formativi dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Torino. L'azienda è un'azienda di Caltagirone, in provincia di Catania. È un'azienda che da oltre 30 anni lavora nel settore della trasformazione delle materie plastiche e abbiamo un sito produttivo dove controlliamo tutto il ciclo produttivo dal controllo della materia prima sino al controllo qualità del prodotto finito. 11 linee di estrusione per la realizzazione di tubazioni per ogni tipo di applicazione, dall'irrigazione alla termoidraulica, all'idraulica, al trattamento delle acque. E poi 43 linee di injection molding per la realizzazione invece di valvole di ogni tipo, raccordi e via dicendo, sempre tutto a base polimerica. Come dicevo, controlliamo tutto il ciclo produttivo, recupero e riciclo completo di tutti gli scarti di lavorazione e produciamo materiali che sono completamente riciclabili. Plastic Alpha è presente in 80 paesi al mondo, il 90% del fatturato è estero e siamo particolarmente attivi nei settori di cui vi parlavo prima, quindi irrigazione, termoidraulica, trattamento acque. Stiamo sviluppando tutta una serie di prodotti che fanno riferimento alla Smart Agriculture, quindi ad esempio nel settore dell'irrigazione, controllata, quindi ad esempio in controllo remoto è possibile dosare realmente l'acqua che serve al terreno, quindi per evitare di disperdere questa risorsa che è fondamentale. E nel settore della termoidraulica invece sviluppiamo sistemi completi, quindi dai nostri prodotti alle connessioni, a pompe di calore, a caldaia a condensazione, bollitori e via dicendo.